Senatore Castano, lei sta facendo la battaglia perché queste navi enormi non passino più vicino alle coste come succede a Venezia, dove le grandi navi passano addirittura nel canale della Giudecca, lambendo quasi San Marco. Ecco, servono nuove regole, nuove leggi o esistono e vanno solamente applicate? Ma in materia di sicurezza sul mare in generale devo dire che le norme esistono, vanno rispettate e vanno fatte rispettare. C'è inoltre un aspetto molto importante che va considerato per la sicurezza sulle navi, ma anche nelle industrie, nelle fabbriche, tutte attività lavorative, cioè quella della formazione e della preparazione del personale. Da quello che abbiamo sentito anche poco fa sembra che non ci fosse una preparazione adeguata, una formazione, che il personale non sapesse che cosa fare. E questo è un aspetto molto grave che va considerato. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, veneziana, ci sono questi mostri, perché sono dei veri e propri mostri, che passano davanti a Palazzo Ducale in un bacino, un territorio che è delicatissimo, che oltre a procurare problemi di inquinamento, ieri siamo stati con la Commissione Ambiente del Senato a Venezia e ci raccontavano appunto che una di quelle navi inquina come 14.000 autovetture, oltre a problemi quindi di questo tipo per l'ambiente, per la salute delle persone, c'è un problema di sicurezza che esiste. Questa mattina è successo che un traghetto che passava nella Giudecca abbia praticamente si è rotto, non ho capito bene che cosa, si è andato quasi alla deriva se non che è stato fermato da un paio di rimorchiatori. Quindi il problema di sicurezza esiste. Va considerato molto seriamente perché poi sul mare o nei luoghi di lavoro la minima disattenzione può procurare dei danni gravissimi. E allora le norme che ci sono devono tutelare anche dagli errori umani, perché gli errori umani possono sempre succedere e bisogna che ci sia quasi una cornice, una cintura di sicurezza comunque attorno alle persone e ai lavoratori.